Ben ritrovati su Turismo e Peschiera, siamo dentro il Museo della Pesca e oggi vi raccontiamo la storia di una barca molto particolare. La storia di Peschiera del Garda, così come la storia fondamentalmente di tutto il lago di Garda, è stata caratterizzata nei secoli da imbarcazioni come questa, quindi dalla pesca, dai pescatori e dai loro mezzi, quindi le reti, quindi le barche da pesca e tutto l'armamentario che serviva appunto per procurarsi da mangiare e da vivere. Questa è una barca particolare perché è stata proprio costruita a Peschiera da un maestro d'ascia, che era il signor Fabbri, negli anni 50. È tutta fatta in mogano e viti di ottone, quindi è una caratteristica particolare proprio per la qualità costruttiva, ma soprattutto è a fondo piatto, quindi questo significa che non ha chiglie proprio perché doveva passare in acque molto molto basse e quindi il pescaggio era ridotto praticamente a zero. E la particolarità è proprio questa, che aveva un fondo con il vetro, tanto che se passo il piede si vede sotto, e quindi questo era un modo perfetto per poter vedere le reti e vedere se erano piene oppure no. Quindi è veramente una barca particolare con un sistema di visione subacquea veramente innovativo per il tempo.